Un momento che vuole richiamare l'attenzione sull'importanza di una cinofilia attiva sul territorio e dell'interazione della cinofilia con le varie attività che sul territorio tutelano la fauna e il benessere. Tra i più importanti attori abbiamo Legambiente e proprio in questo ambito siamo pronti per presentare quello che è la presentazione dell'undicesimo rapporto nazionale Animali in Città, presentata da Legambiente proprio durante questa nostra prima giornata espositiva. Legambiente porta avanti questa analisi dei dati, i dati che vedremo presentati sono riferiti all'anno 2021, Legambiente che vede il supporto e il patrocinio dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, le Regioni Italiane, ENCI, l'AFNOVI, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Per cui un supporto di differenti attori organizzati proprio nell'interesse del benessere animale e dell'importanza della sua tutela sul territorio. Quindi passo la parola al dottor Antonino Morabito, responsabile nazionale della fauna e del benessere animale di Legambiente. Grazie, buongiorno a tutti. Prima di iniziare questa presentazione ovviamente ringrazio chi ci ospita, sia all'ENCI che all'amministrazione al Comune di Milano, dove siamo oggi qui riuniti, e quindi lascio subito invece la parola per un saluto istituzionale tanto al presidente Dino Muto che a Paola Fossati, garante dei diritti degli animali del Comune di Milano, e poi a Valentina Minazzi che è vicepresidente di Legambiente Lombardia. Grazie. Grazie Nino, ringrazio Legambiente per aver scelto la cornice del Winner per la presentazione di questo importante report. Una collaborazione con Legambiente che è ultradecennale, una collaborazione che è fattiva su tanti progetti che poi andremo ad illustrare, e siamo veramente onorati di ospitare questo report in una manifestazione che per noi comunque è di grande importanza. Ripeto, a nome del Consiglio Direttivo un sentito grazie a Legambiente per questo. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie anche da parte del Comune di Milano che oggi mi onoro di rappresentare. Io sono una dei due garanti per la tutela degli animali del Comune e in effetti siamo lieti di essere ospitare questa manifestazione che è una dimostrazione dell'attenzione agli animali e alla loro tutela e al loro benessere. Milano è da sempre molto attenta alla componente non umana della sua società, alla componente naturale anche della città, tanto che si è dotata di un ufficio tutela animali e anche appunto di un ufficio del garante tutela animali. Ospita tanti animali sia d'affezione sia anche selvatici che sempre di più animano la città, e si è dotata la città anche di un regolamento apposito per questa tutela che l'ha portata all'avanguardia in questo settore. Siamo molto lieti di ospitare degli eventi che vanno nella direzione della considerazione per gli animali, e ringraziamo in particolare Legambiente che unisce l'interesse per gli animali e appunto per tutta la natura, la componente naturale. Grazie. Prova, sì. Scusate, come diciamo rappresentante locale della Lombardia di Legambiente siamo, porto il saluto insomma anche della mia presidente Barbara Meggetto, così, che non è potuta essere qui stamattina, e siamo molto contenti che questo evento accada proprio in Lombardia, proprio a Milano, perché sicuramente il nostro è un territorio che ha c'è una forte componente numerica a questo diciamo comparto, a questo grande tema, ma anche una forte componente di sensibilità secondo me, e quindi niente, siamo contenti che Legambiente Nazionale sia venuta qui e di poter condividere questo tavolo con questi partner importanti che rendono insomma questo nostro dossier sicuramente consistente e importante per tutti,
anche i cittadini della Lombardia. Grazie. Grazie, grazie a tutti, anche agli enti e alle amministrazioni che oggi sono riusciti a venire a dispetto dello sciopero generale che ha creato qualche difficoltà aggiuntiva. E partirei subito con la presentazione dei dati di questo rapporto che analizza i dati dell'anno 2021. Come Legambiente, noi, permettetemi di alzarmi così seguo meglio anch'io, se voi volete sedervi per seguire dall'altra parte non vi voglio lasciare in punizione. Dicevo, come Legambiente noi raccogliamo annualmente le informazioni tramite un questionario su una piattaforma online dalle amministrazioni pubbliche che hanno la competenza specifica, cioè tanto le amministrazioni comunali quanto le aziende sanitarie tramite i servizi veterinari. Perché raccogliere queste informazioni sugli animali in città? Ovviamente il core business di questo impegno pubblico riguarda gli animali d'affezione e la cagnara che c'è qui intorno ci ricorda quanto siano presenti nelle nostre vite. Perché oggettivamente c'è un pezzo della società che è profondamente cambiata e la relazione con gli altri animali, partendo dagli animali d'affezione, ha trascinato un cambiamento che ha riguardato tutti gli animali, anche gli animali selvatici. Lo vedono tutte le città e le città sono protagoniste in positivo e in negativo, cioè le sfide positive si vincono nelle città con le sensibilità e le criticità delle città, oppure si rischiano di non trovare soluzioni idonee partendo dalle città. Questo perché noi, nella nostra popolazione, la gran parte ormai vive quotidianamente le proprie esperienze in contesto urbano e trasferisce anche in quello che fino a ieri era semplicemente un contesto rurale molte delle stesse sensibilità che nel contesto urbano sono maturate, sono cresciute. Quindi questo approfondimento riguarda certamente gli animali, ma sostanzialmente riguarda noi, cioè il nostro modo di rapportarci con gli animali e di vivere una vita in buona relazione con loro e con il benessere che loro stessi trasferiscono a noi. Quindi è un pezzo, diciamo, della società che evolve, che stiamo provando insieme a ragionare, a capire che risposte darà. E mi permetto di anticipare una piccola cosa che sta molto a cuore a tutti noi, che crediamo tantissimo nella qualità della vita delle persone e delle relazioni. Veniamo fuori da un momento di grande criticità, non solo la pandemia degli anni scorsi, sapete benissimo che la guerra che è alle porte della nostra Europa, sapete benissimo della crisi energetica, delle tante difficoltà che si stanno sommando, la crisi climatica, la crisi di biodiversità. Questa analisi, che raccoglie informazioni da tante amministrazioni, ci dice che questa relazione è tanto cresciuta, ma nell'essere cresciuta non è cresciuta soltanto, fra virgolette, in chi può un po' di più permettersi di poter avere questa compagnia positiva che ha anche un costo, è cresciuta trasversalmente in tutte le categorie sociali della nostra comunità, del nostro paese, è presente in tante famiglie, non solo costruisce parte fondamentale della relazione nelle famiglie, ma è proprio quella cosa che scalda il cuore, a proposito dell'energia e della crisi energetica che stiamo affrontando, che scalda le relazioni. Noi crediamo che le istituzioni, a partire ovviamente dal governo, alle regioni, alle amministrazioni comunali, dovranno nei prossimi anni porre un'attenzione in più a questo tema, perché non è solo un problema di sofferenza animale, l'eventuale abbandono, le difficoltà nelle strutture pubbliche che devono affrontarlo, ma è la tenuta sociale, cioè la tenuta di queste relazioni e quindi l'aiuto preventivo alle famiglie che avranno più necessità e più bisogni a continuare a tenere viva questa relazione nella loro famiglia, nella loro casa, non solo eviterà il costo aggiuntivo, perché come vedremo ci sono anche costi importanti, ma soprattutto terrà unita di più la nostra comunità e il nostro paese. Quindi credo che sia molto importante assolutamente dare una lettura nuova, rinnovata, cioè il benessere di questi animali è parte sostanziale del benessere delle persone. Le amministrazioni pubbliche che impegnano energie e tempo, le persone in carne e ossa che ci lavorano, fanno un servizio egregio trasversale a tutti, in particolare a chi di più ha bisogno. Quindi è veramente un grazie come Legambiente di cuore a tutte le amministrazioni pubbliche che dedicano impegni ed energie in questo settore, perché stanno salvando non soltanto gli animali, ma davvero una comunità con cui questi animali hanno costruito parte della nostra quotidianità. Quindi partirei con la prima slide, che vi fa capire però anche le difficoltà.
è già un primo parametro. Da parte delle amministrazioni comunali, come vedete, abbiamo avuto una risposta diversa. Questo sono solo gli enti, non la popolazione che li abita, che i numeri sarebbero diversi, perché è significativa, però una parte minima dei comuni ha trovato, lo mandiamo a tutti i comuni, quindi a tutti quasi 7.904 comuni italiani, tantissimi piccoli comuni, non dimentichiamocelo, i comuni sotto i 5.000 abitanti e sotto i 1.000 abitanti sono la gran parte dei 7.900 e ovviamente le loro strutture sono strutture molto deboli, molto fragili, quindi non sempre il personale della polizia municipale o il personale dedicato della parte amministrativa riesce a compilare le informazioni, però diciamo è un tema che ancora non è attenzionato adeguatamente rispetto alle ricadute sociali che questo tema produce. La seconda slide che invece riguarda le amministrazioni, le aziende sanitarie, come vedete già c'è una differenza, perché ovviamente è un tema diretto di competenza delle regioni tramite i servizi veterinari. La risposta è di gran lunga migliore. Sorprende l'assenza di risposta, che ovviamente varia rispetto al numero di aziende sanitarie attive in alcune regioni, che senza voler fare le battutine su alcune regioni dove tradizionalmente c'è meno attenzione nel dare risposta e informazione ai cittadini, perché ricordo che dare l'informazione allegamente è semplicemente un, come dire, una cassa di risonanza per informare i cittadini, non è che è una informazione che tiene Legambiente. Legambiente si pone come soggetto che la racconta, la comunica, informa e quindi è un modo per parlare ai cittadini. Ci fa piacere che la Lombardia ha risposto al 100%, così come l'azienda sanitaria presente a Trento. Ci dispiace quando c'è stata meno possibilità, meno attenzione, perché sono parecchi mesi di tempo che noi giustamente lasciamo alle amministrazioni per raccogliere le informazioni e restituircele, proprio perché pensiamo che vadano correttamente inserite nell'ambito dell'attività lavorativa. Non deve essere un aggravio aggiuntivo, ma deve essere una possibilità di partecipare nei tempi possibili. La prossima slide, anche questa informazione che riguarda ovviamente le amministrazioni comunali, che sono quelle che danno poi anche le regole, possono dare al netto delle leggi nazionali e delle leggi regionali, le amministrazioni comunali tramite i regolamenti approvati dai consigli comunali o le ordinanze sindacali. Noi poniamo un po' più attenzione ai regolamenti perché sono democraticamente più partecipati, è un dibattito fatto tra tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, non è solo un atto monocratico come l'ordinanza sindacale, che è utile ma che dovrebbe dare in là lo stimolo, lo spunto perché il consiglio comunale ragioni su quel tema, elabori una proposta. Come vedete dai numeri, su cose che riguardano la quotidianità della vita della relazione di milioni di animali e di famiglie, e l'attenzione ancora non è, cioè va stimolata, va fatta crescere. I regolamenti, questi dati sono l'estrapolazione dal campione di circa 1.000 comuni che ci hanno dato informazioni, che comunque sono un campione significativo. L'estrapolazione che solo il 37% dei comuni nel 2021, che è il danno analizzato, ha dichiarato di avere, ci ha legato un regolamento per la corretta detenzione in città, che è il quotidiano, soprattutto con chi ha cani, a differenza magari dei gatti che hanno esigenze diverse, che tutti i giorni frequenta gli spazi comuni, gli spazi pubblici, e chiaramente non è banale fornire le indicazioni, le regole corrette del vivere civile. E ancora su una cosa banale e così, diciamo, ancora non adeguata. È cresciuta e ci fa piacere anche un'altra cosa che ogni anno risalta fuori, come l'uso delle spiagge. Vedete, i regolamenti sono cresciuti, quello riguarda la porzione ovviamente dei comuni costieri, anche se come vedete lì c'è una percentuale la più alta delle ordinanze sindacali. Lo indichiamo perché è un passaggio iniziale, però dopo c'è bisogno di un dibattito, di un consiglio comunale che elabori le regole migliori per far vivere bene cittadini e animali in questi contesti. Via via le altre attenzioni, l'accesso ai locali e agli uffici pubblici, la situazione grave in alcune città è cresciuto purtroppo questo strumento. Ci sono alcuni strumenti che hanno una origine tradizionalmente del contesto rurale, come sapete, che sono stati poi negli anni usati impropriamente, che erano banalmente l'incendio, il mettere fuoco e le esche avvelenate. Sono due capitoli diversi ma simili, perché di facile applicazione e di difficile controllo. Ma nel contesto rurale di solito ci cercavano soluzioni semplici, pratiche, che davano una risposta alla minor fatica possibile.
Questi due strumenti purtroppo stanno segnando negativamente il nostro paese. Gli incendi estivi, inutili che ve li cito, sapendo quanto spesso diventano una minaccia alla biodiversità e alla vita delle persone. Le esche avvelenate lo stanno diventando anche come strumento di rivalsa tra conflitti tra cittadini anche nelle aree periurbane e urbane. Quindi la segnalazione, l'attenzione a cercare di porre particolare attenzione a questo aspetto anche nel contesto urbano, che prima era un fattore tipicamente del contesto rurale, è importante. Così poi vedete in fondo le cose che a noi stanno più a cuore. Come sapete, la legge quadro ormai è del 91, quindi non è proprio di ieri, ha tanti anni sulle spalle, ma un'attenzione ad agevolare, a semplificare con gli strumenti possibili attraverso un ragionamento e un dibattito nei comuni tanto le adozioni quanto le sterilizzazioni di chi non fa l'allevatore per mestiere, di chi non ha l'esigenza e il motivo di fare cucciolate perché non si è organizzato, non ci mette la competenza, il sapere, il lavoro, l'attenzione, ma poi c'è il problema di trovare casa ad animali che grazie a Dio, se curati e ben gestiti, hanno 15 anni di vita, cioè non è che c'è un turnover annuale come le potenziali due cucciolate annuali. C'è un turnover di 15 anni nelle case degli italiani degli animali anche presi in adozione. Tenere conto della gestione di queste popolazioni è importante, i numeri ce lo diranno a breve. Questi regolamenti che possono giocare su una relazione tra le varie tasse comunali, delle agevolazioni, delle semplificazioni, per favorire, d'intesa con i medici veterinari, un rapporto per meglio gestire le popolazioni nei contesti urbani, sono pochissimi. È una disattenzione, questo è capitolo prevenzione, poi paghiamo dopo, analogia sofferente come quella di Ischia, di Casa Micciola, la disattenzione prima la paghi dopo, non è che scompare nel nulla, se prima non hai fatto qualcosa che poteva facilitare e ridurre le situazioni di rischio, dopo il rischio prima o poi purtroppo arriva. Andiamo avanti, vedete anche botte e fuochi d'artificio, la spesa. Sempre da questo campione emerge una spesa di circa 2,9 euro in media, come sapete la media, mediamente, la media si usa ma è abbastanza come dire un dato relativo che c'è tanto dentro la media, di 2,9 euro per ciascuna amministrazione comunale, di 0,81 centesimi per cittadino residente, la proporzione è fatta con i cittadini serviti dalle aziende sanitarie o con i cittadini residenti nelle amministrazioni comunali. Che complessivamente, come vedete, è ammontata nel 2021 a una stima di circa oltre 200 milioni di euro. Questa è una somma che si sta mantenendo costante negli anni, con delle variazioni a seconda nel campione che ci risponde, degli enti che rispondono, che sono più o meno grandi o più o meno piccole come città o come aziende sanitarie, ma si mantiene più o meno costante, a conferma che quello più o meno è il budget che, dichiarato alle amministrazioni pubbliche, viene spese per affrontare questo settore complesso. Abbiamo messo, per fare un confronto, altri due netti investimenti dell'amministrazione pubblica, quelli a livello centrale, per gli animali oggetto di sequestro e confisca, gli animali specie soprattutto esotiche, quindi difficile gestione, che il budget annuale è di 3 milioni di euro complessivo all'anno, nei pochissimi centri, quello dell'Arma dei Carabinieri e quello gestito da alcune associazioni private per gestire questi animali di difficile gestione, che come potete immaginare non è facile, non sono solo i sequestri nel circo che per maltrattamento, sono anche animali trovati nelle case di cittadini privati che certe volte ti sorprendono, dove ti trovi dal coccodrillo alla pantera, cioè una serie di casi particolari. Ma la cosa che ancora più ci colpisce rispetto ai 200 circa 20 milioni è che per tutti gli animali selvatici feriti, e come sapete i cittadini, è aumentata la sensibilità, ne trovano tanti, ne recuperano, 1 milione di euro l'anno ha stabilito nel 2021 il paese per tutta quella rete dei centri di recupero animali selvatici, che anche lì, soprattutto i servizi veterinari, in parte anche le amministrazioni conoscono bene, che sono l'interfaccia dove poi mandare il cittadino nel momento in cui ha trovato dagli uccelli feriti o alla volpe ferita, al capriolo ferito o al cucciolo di capriolo preso improvvidamente durante un'escursione perché è trovato fermo nei primi giorni di vita pensando di fare un bel gesto e togliendolo definitivamente dalla madre. Però capite la sproporzione, c'è la disattenzione, questo ci fa pensare che il patrimonio indisponibile dello Stato, come giuridicamente definita la fauna selvatica, è ancora invece molto poco percepito rispetto alle sue ricadute
complessive, anche sociali, cioè non c'è il polso, perché è chiaro che non sono quelle le cifre che garantiscono le azioni dei veterinari pubblici e privati per rispondere a questa domanda, cresciuta enormemente. Ma noi lo vediamo, ci chiamano anche per i delfini spiaggiati, ancora vivi, cioè c'è una domanda dei cittadini, dal gabbiano con la lenza, con la rete, all'amo, al falco ferito, che è enorme e chiaramente non ha una risposta con quelle somme. La prossima slide. Qui cominciamo a vedere fuori dalla media quali sono stati i risultati delle amministrazioni che hanno risposto, e il rank e la posizione ottenuta nell'anno 2021, quindi nell'ultimo report, e abbiamo messo per parametrare anche un po' il costo medio dichiarato, che come vedete non è strettamente correlato col risultato, però è evidente che intorno la media per le amministrazioni comunali sotto 1,50 euro per cittadino residente, è difficile che ci sia una risposta di un certo adeguata alle domande dei cittadini da parte di quell'amministrazione comunale. Ovviamente anche lì il costo fluttua a seconda dei servizi che l'amministrazione organizza, perché è chiaro che alcuni servizi di chi lavora bene hanno anche un costo per essere realizzati, che sono un servizio ai cittadini, non dimentichiamocelo mai. Noi, gli animali, i nostri amici, le nostre relazioni affettive sono un tramite per rispondere agli altri esseri umani, non è che noi stiamo facendo servizio ai cittadini. La stessa cosa abbiamo fatto, l'altra slide per favore, per le aziende, per i comuni che hanno fatto invece delle performance nel 2017 meno rilevanti. Come vedete si passa da una cifra irrisoria, cioè quindi palesemente non c'era un'attenzione, e anche lì si capisce poi perché comunque il risultato non è stato granché, però come vedete anche con chi ha speso molto di più, cioè non è proporzionato lì, in questi casi quasi sempre è la gestione dei cani nei canili che fa lievitare in maniera spropositata quella cifra, perché anche la cifra complessiva spesa dalle amministrazioni pubbliche tra il 70 e l'85% a seconda degli anni finisce per essere assorbita dalla gestione dei canili rifugio, non canili sanitari, che invece sarebbero essenziali in maniera diffusa, presenti sul territorio per rispondere al primo momento di contatto tra l'animale trovato in strada, di cui non si conosce lo stato sanitario, quindi non si può sapere se, a parte la difficoltà, ha problemi anche di carattere infettivo, quindi è fondamentale avere questo passaggio tra l'animale ignoto e il servizio sanitario prima delle successive fasi, a differenza dei cani di rifugio che purtroppo spesso diventano in alcune realtà dei depositi, e questo fa lievitare il costo enormemente per i cittadini residenti. La prossima slide riguarda invece il lavoro fatto dalle aziende sanitarie. Come vedete anche nelle aziende sanitarie sostanzialmente al di sotto di un euro si fa fatica. L'ASL Toscana Centro è molto brava a non dirci quello che spende, secondo me la provoco, che qui Enrico Loretti è il costo più basso per cittadino residente, è un'azienda molto grande, però la media in questo caso ci direbbe che intorno a un euro è più o meno il costo verosimile dei servizi veterinari dedicati a questi animali. Anche in questa, nella slide successiva, vedete che pure le aziende sanitarie, rispetto a quanto ci hanno dichiarato, perché noi analizziamo esclusivamente il dato ufficialmente ricevuto, variano enormemente da cifre nell'anno 2021 bassissime a cifre molto più significative, senza ovviamente però grandi risultati in termini assoluti. Se vedete l'AS Ligure Spezzina numero 6 non ha, sulle 42 aziende che hanno risposto nel 2021, non ha manifestato una grande performance, pur avendo speso 1,50 euro a cittadino residente. La prossima slide. Cominciamo a parlare dei numeri. Come sapete l'anagrafe è sempre stato un tasto dolente. Fino a oggi c'era solo l'anagrafe sostanzialmente canina, che era quella obbligatoria. Per fortuna dal 2023 dovrebbe finalmente entrare in funzione l'anagrafe unica, partendo da esigenze sanitarie dell'anagrafe unica degli animali da compagnia, da affezione. Vedremo, auguriamo che davvero si cominci ad avere una fotografia che fa emergere i milioni di animali che vivono nelle case degli italiani, che sono diventati, come dire, di colpo si sono accesi dei riflettori nel momento in cui è partita nel 2020 la pandemia e ci si è preoccupati dei pipistrelli che i cinesi portavano pure in Italia. Però ci si è accorto che
le zoonosi partono dalla relazione tra forme di vita animale, di cui noi siamo parte, e tante le teniamo in casa, non solo i cani e i gatti, ma tantissime specie di tutte diciamo, le provenienze. Quindi avere una fotografia di quanti sono e come sono distribuite è importante. L'anagrafe negli anni del nostro rapporto canina è cresciuta sempre. Quella media di un cane ogni 4,3 cittadini, che oggi è il dato sull'anagrafe nazionale in Italia, sui nostri 58 milioni e rotti, quasi 59 milioni di cittadini, ogni 4 cittadini ci sta un cane, secondo l'anagrafe nazionale. Quindi con tutti i suoi bug, vedete che c'è una differenza, perché in Umbria già l'anagrafe regionale ne dichiara uno ogni meno di due, cioè la metà dei residenti sono cani aggiuntivi, con le differenze tra Bolzano e la Calabria che ci sorprendono un po', perché mentre la Calabria dichiara apertamente, dopo tanti anni di commissariamento anche dal punto di vista regionale della parte sanitaria, delle difficoltà oggettive a funzionare, considerate che non c'è ancora un canile sanitario che funziona in nessuno dei servizi veterinari delle 5 province calabresi, siamo nel 2022, quindi non, le difficoltà oggettive, figuriamoci l'anagrafe. La provincia di Bolzano ci sorprende un po', perché non crediamo che ci siano differenze di relazione in termini di frequenza di presenza di cani nelle città. Forse lì c'è una situazione che andrebbe un po' più riflettuta, indagata. Il prossimo dato fa vedere anche qui le differenze, come al solito la media mente, perché poi passiamo da comuni che dichiarano, in quello noi abbiamo per arrotondare messo un cane per cittadino rispetto ai loro residenti, cioè cani che in anagrafe risultano presso quel comune, ma era anche meno, cioè c'erano 1000 cittadini e 1000 cani in anagrafe in quel comune, per capirsi, quei piccoli comuni. Alessandria non è un piccolo comune, eppure quello è il dato che gli risulta ad oggi. Poi passiamo ad altri comuni, non solo in Campania, come vedete anche in Lombardia, a Milano, dove risulta un cane ogni 4.000 cittadini residenti, e palesemente un'anagrafe che in quella realtà non sta dichiarando quello che c'è, perché non è proprio vero che ci sta un cane soltanto per 4.000 cittadini. La prossima slide. Attenzione, questo dato è importante per le amministrazioni comunali in tutte le regioni, non nelle regioni dove sono i comuni a gestire l'anagrafe, cioè Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, perché il cane vive con le famiglie, ma come le persone di quelle famiglie vive tantissimo gli spazi comuni. Le aree verdi, le aree dedicate ai cani, che sono azione quotidiana, dalle 2 alle 3 volte minimo ciascun possessore del cane esce col proprio cane dall'abitazione. Il cane non ha la sua piccola vaschetta con la terra come il gatto, esce tutti i giorni 2-3 volte almeno, più la passeggiata e il tempo insieme. Banalmente, su dove stanno i cittadini bipedi con i loro amici a quattro zampe, lo sai in proporzione a quanto sai quanti sono i cani che ti risultano nel tuo comune, e ti fai un'idea di quante esigenze i cittadini hanno con i loro cani, ti fai un'esigenza del costo aggiuntivo di quella porzione, quella percentuale di cittadini che sicuramente c'è in tutte le città, più disattenta, che non è detto che raccolga gli escrementi, ed è un carico aggiuntivo a carico del servizio pubblico che fa la pulizia delle strade, non solo del controllo. Se tu sai che nel tuo comune ci stanno 1000 cani, stimi una percentuale che di base purtroppo c'è, non attenta, e già hai un'idea di quanto in più di attenzione dovrai fare nella pulizia, oltre che per i servizi. Sono cose banali. E come diceva una cara pubblicità di qualche anno fa, che almeno io, che non sono proprio ragazzino, ricordo, una telefonata allunga la vita. Anche dove il comune non fa la gestione dell'anagrafe canina, una telefonata al servizio veterinario o all'inizio, alla fine dell'anno, e l'informazione del numero dei cani che risultano presso quel comune, visto che sono abbinati all'indirizzo del detentore, si ottiene. Cioè uno, non, aggiungo, si fa anche più amicizia col collega che lavora al servizio veterinario, sentendosi regolarmente per dirgli: allora, come stai, tutto bene? Quanti cani mi risultano ancora nel comune? Cioè, non costa una fatica o un ufficio dedicato sapere quanti cani risultano anagrafati nel proprio comune, e quindi è una cosa che si può fare. La prossima slide. Anche qui, come vedete, questo invece affronta il tema di quanti sono i cani dichiarati al 31 dicembre del 2021 presso il canile rispetto ai cittadini residenti. I primi comuni sulla sinistra praticamente
non hanno cani che gestiscono nei canili rifugio. Ne hanno San Giovanni in Persiceto, ne risulta uno per 28.000 cittadini, cioè ha una gestione degli animali che non padronali, che lascia pochissimo carico costante, e questo vale per i primi tre comuni. È chiaro che quando tu arrivi, come dichiara Calvignano a Pavia, ad avere addirittura quasi più di un cane per cittadino, tu ai tuoi cittadini gli stai facendo fare un costo sproposito, cioè devi metterci attenzione su come gestisci questi animali, perché non solo è la sofferenza animale, quella cosa è una cosa insostenibile con quella proporzione lì. Ma vale pure su un cane ogni due cittadini residenti nel tuo comune, o ogni 10, cioè sono tanti che non hanno trovato una soluzione, che come sapete, quando entra un cane non padronale, quantomeno un cane che si trova in strada presso una struttura pubblica, ci sono almeno tre soluzioni: il cane anagrafato e viene restituito al proprietario, al legittimo detentore, o viene multato se l'aveva perso e non aveva manco segnalato che l'aveva perso; il cane viene dato in adozione; in alcuni territori il cane viene reimmesso per scelta sul territorio come cane di quartiere, quindi non rimane nel canile rifugio. La quarta, che noi cerchiamo spesso di non considerare, ma c'è pure, il fatto che muoiono alcuni cani. Quindi c'è la quota di animali che arrivano e che muoiono nel canile per vari problemi che avevano magari prima di essere stati catturati. Ma quelli che io vi sto indicando adesso, che quell'informazione che le amministrazioni ci hanno fornito, sono quelli vivi presenti al 31 dicembre. Cioè queste quattro opzioni non le hanno sfiorate. Non sono stati restituiti, quindi l'anagrafe che funziona aumenta enormemente la percentuale, lo vediamo, dei cani che appena arrivano ritornano al detentore perché erano riconoscibili, erano subito riassegnabili, oppure vengono dati in adozione. La prossima slide. La stessa cosa vale per le aziende sanitarie. Come vedete, anche qui, rispetto ai cittadini residenti, i cani che dichiarano le aziende che sono gestiti ancora nel canile rifugio possono essere un numero irrisorio o essere un numero significativo, che comporta anche quello. Sono due letture diverse, come sapete, a seconda delle le aziende sanitarie possono coprire coprono il comune di molti comuni e il territorio di molti comuni a seconda della loro dimensione. Però anche questi sono due parametri che incrociati danno l'idea di quanto questa componente pesi. Prego, la prossima. I gatti, come sapete, non era obbligatoria l'anagrafe felina. Adesso in Lombardia è obbligatoria da un paio di anni, non lo era per tutti tranne che per i gatti in colonia, per i gatti che dovevano avere il passaporto per andare all'estero, quindi la percentuale dei gatti anagrafati era nettamente inferiore. Non è, lo diciamo già da anni, siamo certi di questo, non è inferiore il numero dei gatti. Il numero dei gatti, che i cittadini che amano i gatti, sono uguali al numero dei cittadini che amano i cani. La gestione dei gatti è anche più semplice in molte situazioni, in molti contesti, quindi facilita. Anche durante la pandemia molte persone hanno trovato una soluzione paradossalmente più facile da gestire nella loro relazione, nella loro vita, di molte famiglie che sono sempre più ridotte numericamente, come sapete, addirittura monorappresentate nella relazione con un animale d'affezione come il gatto. Come vedete però, negli ultimi due anni questo numero sta crescendo, già emerge molto di più quando l'anagrafe in alcune regioni è cominciata a diventare obbligatoria, e in alcuni casi sembra che non esistano gatti, come potete immaginare. Ovviamente in quelle regioni i gatti ci sono, e come. La prossima slide, anche qui andando a guardare, in alcune realtà emerge subito una proporzione che chiaramente dimostra che c'è tanto da recuperare per fotografare la presenza effettiva del numero di questi animali da compagnia nelle case degli italiani. Tenete conto che qui c'è un misto tra quelli che stanno in casa e quelli che stanno liberi sul territorio, perché il gatto normativamente, culturalmente, è ancora considerato prevalentemente un animale libero sul territorio. Le colonie feline hanno questa origine perché per noi in tutta Italia il gatto libero è una componente, come dire, accettata, partecipata. Il cane libero sul territorio non è ugualmente culturalmente vissuto nella stessa maniera. Prevalentemente al sud questa cosa è molto più considerata alla stregua della colonia felina, anche se la convivenza nel medesimo territorio, come ben sanno i medici veterinari, comporta non poche difficoltà e conflitti di relazione tra chi si occupa dei cani e chi si occupa dei gatti, perché la gestione di questi animali liberi non di rado può generare tensioni e conflitti.
Come vedete anche qui i numeri cambiano. La prossima slide. La stessa cosa vale per le aziende sanitarie. I numeri possono passare da dichiarati da un gatto ogni 18 cittadini a un gatto ogni 1560 cittadini. È solo un indicatore del fatto che gli animali ci sono e ancora non sono presenti nell'anagrafe, che però anche lì sono tutte informazioni che ci aiutano a pianificare meglio il lavoro. Più migliorano questo livello di informazione, più il lavoro di tutte le amministrazioni è facilitato. La prossima slide. Rispetto ai gatti, proprio perché sono considerati animali liberi, c'è una componente importante che sono quelle delle colonie feline, che anche lì per essere gestite correttamente hanno bisogno di un'attenzione, di un impegno. Alcune realtà dichiarano di avere nelle loro colonie il 100% degli animali sterilizzati, non solo anagrafati come sarebbe obbligatorio, che chiaramente potete immaginare i conflitti si riducono un bel po', e altre dichiarano che hanno colonie feline, ce le hanno monitorate e ce le hanno registrate, quindi sono ufficialmente presenti. Le colonie feline sono ovunque, anche dove non risultano formalmente registrate, perché non è che il gatto non ci sta da qualche parte, semplicemente non c'è stata la procedura amministrativa per fare i passaggi. Ma quando poi tu dici che solo il 4%, il 2,9% degli animali è stato fatto oggetto di sterilizzazione, è il nulla, è, come dire, hai fatto perdere tempo pure ai veterinari che hanno fatto quegli interventi, perché o pianifichi un'azione che funzioni per gestire quella colonia felina, oppure il 2,9% è stato, come dire, lo dico sinceramente, è un tempo dedicato a vuoto quasi. Se andiamo avanti con la prossima, anche nelle ASL c'è questa informazione dichiarata differente, da chi dichiara di avere quasi il 100%, se non il 100% degli animali sterilizzati, ad ASL che sono consapevoli di avere una percentuale molto bassa di animali sterilizzati. I conflitti in tutti i momenti in cui poi arrivano le stagioni riproduttive con chi si occupa di questi animali, che li vede cuccioli in strada che è malati, che li vede sotto le macchine, che li vede inseguiti dai cani, sono conflitti sociali umani, non solo sofferenza animale. Quindi la disattenzione a questa azione è una prevenzione mancata che produce tante tensioni e tanti conflitti. Lo sappiamo come associazione, perché riceviamo anche noi le denunce dei cittadini che vogliono denunciare alla Procura della Repubblica le amministrazioni pubbliche. Quindi la tensione sociale diventa enorme. Quindi azione di prevenzione, benessere animale e benessere umano viaggiano insieme. Alla prossima slide. Allora, questi sono, come vi dicevo prima, i cani che risultano nel 2021 dalle informazioni ricevute, che sono arrivate nel canile e che sono usciti con le varie modalità che vi citavo. Ovviamente c'è stato chi dimostra di aver avuto in quell'anno un'azione particolarmente positiva. Intanto vuol dire che c'erano molti cani sul territorio, comunque, che venivano recuperati. Però si erano organizzati per trovare risposte positive, per non farli rimanere nelle strutture dei canili rifugio. Altri che serenamente hanno preso atto che ce n'erano tanti sul territorio e che l'unico posto dove li potevano tenere erano i canili. Ora, se tu a Campobasso hai preso la bellezza di 30 cani e ne hai trovato la soluzione a uno, cioè quello è un costo che va avanti per anni, oltre che una sofferenza infinita, perché il cane, e qui siamo nel posto idoneo, sfido chiunque a dire che non sia un animale fortemente sociale, che ha bisogno di relazioni quotidiane, di infinite attenzioni. E la situazione del canile è l'ultimo posto idoneo, soprattutto quando i numeri crescono, per poter dire che abbia un minimo delle esigenze normali da poter vivere. Però costa pure tanti cittadini, se non si vuole essere particolarmente attenti all'aspetto etico. La prossima slide. La stessa cosa, analoga, non gli stessi numeri, dichiarato dalle aziende sanitarie, che nel 2021, perché questi dati comunque variano, c'è chi ha avuto un'entrata e due uscite, comunque con tanti animali, c'è chi su due cani e mezzo entrati, come a Salluri in Sardegna, e soltanto uno ha trovato una soluzione per quello che gli è noto, o a Catania. La prossima slide. Anche qui, come sapete, ci sono regolamenti, li abbiamo citati prima, ci sono ordinanze sindacali, ci sono le leggi nazionali e regionali, quindi la polizia municipale è chiamata anche a fare controlli sull'applicazione di quelle norme, quelle regole. Le informazioni che ci sono state fornite rispetto al numero dei controlli per questo settore che la polizia locale ha dedicato, come vedete, variano enormemente. Che cosa vuol dire?
sono tanti i fattori che ci stanno dentro a questa analisi, però è chiaro che da dove sentono l'esigenza, perché c'è un sentimento di esigenza o un'abitudine a fare comunque controlli regolari sul territorio, a dove l'esigenza è un po' meno sentita o comunque l'abitudine è meno frequente. La migliore regola, qualunque sia l'attività, anche quella che si sta svolgendo in questi ring alle nostre spalle stamattina, se non c'è il giudice che verifica che venga correttamente svolta l'attività, ragazzi, non funziona. Vale per una partita di calcio, cioè se non c'è l'arbitro che fa rispettare le regole, noi possiamo decidere tutte le regole che ci pare, ma la regola ha bisogno, non in maniera pressante, ma del continuo accompagnamento col controllo, per accompagnare tutti, perché non ci sia la percentuale minoritaria di cittadini che sono disattenti alle regole, che fanno aumentare anche lì il conflitto sociale. Banalmente, la raccolta delle deiezioni canine, laddove il controllo è basso e questa cosa aumenta, c'è una rabbia nei cittadini che non è solo il danno fatto da quel cattivo comportamento, proprio nella relazione. Ve lo dico io che, lavorando da tanti anni a Roma, è un tema che a Roma è sentito, perché a Roma cammini e ti imbestialisci, perché non è possibile che tu devi fare lo slalom per evitare. Perché? Perché quando non c'è controllo, purtroppo una percentuale un po' più alta di cittadini pensa che può farne anche a meno di essere attento, e danneggia tutti, anche tutti quelli corretti e attenti, ovviamente. Quindi il controllo è proprio il far funzionare bene le regole condivise. La prossima slide, la stessa cosa riguarda per le aziende sanitarie, anche qui dichiarate grandi differenze in termini di attenzione. Io credo che subentri, per correttezza lo diciamo sempre, anche una diversa interpretazione. Probabilmente alcune amministrazioni conteggiano nel controllo una serie di attività di uscite, altre ne conteggiano solo molte di meno, perché forse pensano solo ad alcune specificamente dedicate. Però in questa grande variabilità ci sta la differenza delle condizioni comunque. La prossima slide. Vi dicevo prima l'importanza quotidiana nello star bene col proprio animale da compagnia nel contesto urbano e non solo urbano, come vedete anche nei piccoli comuni ormai è una cosa sentita, cioè Monesiglio è un comune piccolissimo eppure ha dedicato un'area per i cittadini del suo comune che hanno dei cani, perché le abitudini urbane si stanno trasferendo sempre di più in chi vive nel contesto rurale, cioè il contesto rurale non è più portatore così distinto di un'abitudine differente da quella urbana, c'è molto più osmosi nelle abitudini, nelle sensibilità, nelle relazioni nella città così come nel contesto urbano, a chi oggettivamente ancora oggi non ha una risposta adeguata. Cioè è vero che le città non erano state pianificate per questo, ma oggi le città, a differenza di quando sono nate, hanno queste decine di migliaia di cittadini a quattro zampe che, accompagnate ai loro amici a due zampe, tutti i giorni si muovono sui marciapiedi, tra le macchine, cioè fa tanta differenza questa attenzione alla pianificazione. La prossima slide. Gli interventi, vi dicevo, è aumentata moltissima la sensibilità, tantissimi cittadini chiamano continuamente perché trovano animali in difficoltà. Queste sono le risposte che ci dichiarano le aziende sanitarie in questo caso, perché ovviamente quando trovi un animale in difficoltà è normale pensare che il primo intervento sia un intervento della veterinaria pubblica, no? Perché non sai le condizioni di salute di quell'animale, anche gli uccelli feriti, che sono una percentuale importante, l'aviaria non è che lo scopri prima, non lo sai prima, l'animale è ferito, è indebilitato, se è per motivi legati a uno sovrastress per la migrazione o se perché ha una patologia non lo puoi sapere prima, quindi sarebbe più che sensato che la componente veterinaria sia il front office per prendere in carico un animale di cui non conosci lo stato sanitario ma trovato debilitato fuori, non proprio per garantire la salute di tutti, no? La One Health si costruisce così, partendo dalle relazioni puntuali, soprattutto quando entra in contatto con noi cittadini, e ora i cittadini che sono sensibili ci vanno subito a cercarli, a chiamarli. Come vedete, le risposte che si sono sentite di poter fornire sono in quella proporzione, che è molto significativamente differente. E non c'è una grande differenza solo nel numero degli episodi, perché nei contesti urbani questa cosa avviene anche con tante città che, come sapete ormai, vivono le città.
noi dobbiamo anche ripensare questa relazione anche in una città come Milano, ha sempre più animali non solo d'affezione ma anche animali selvatici che ormai abitano la città. Non riguarda solo Berlino e le migliaia di cinghiali che vivono stabilmente a Berlino. Perché le città stanno cambiando per tanti aspetti. Le nostre proposte, la prima, siamo contenti, era in piedi da anni, dovrebbe essere arrivata in porto. Finalmente speriamo nel 2023 di veder partire, dopo marzo 2023, questa anagrafe unica che confidiamo possa cominciare a dare un'informazione più chiara su ciò che sta nelle case dei milioni di italiani. Abbiamo visto in questi anni di analisi che gli accordi, i patti, le collaborazioni tra istituzioni, associazioni, realtà cittadine sono un elemento fondamentale per migliorare le risposte, perché la cooperazione è molto più vantaggiosa della competizione. Fare, costruire alleanze, costruire relazioni tra istituzioni pubbliche e tra cittadini, associazioni, dà risposte di gran lunga migliori a un costo inferiore e rende tutti partecipi. Quindi costruire, lavorare per dedicare una quota di tempo per costruire accordi, patti di comunità, per trovare risposte è un obiettivo che andrebbe posto nei vari territori, perché ci costerà meno e ci renderà tutti responsabili e partecipi. E su questo contiamo di spingere. La prossima slide. La sanità pubblica, noi chiediamo tanto, ma se non viene potenziata qua siamo al collasso, voi lo sapete, non è possibile distrarsi. È una risposta che riguarda, cioè noi ormai sono anni che citate la salute unica, ma come riguarda la medicina umana, la stessa cosa riguarda la medicina veterinaria. C'è un deficit sempre maggiore, crescente, di personale che può fornire una risposta adeguata. Chiediamo con forza già da alcuni anni che ci sia un'attenzione, che vengano trovate le risposte oggi, non aspettare i prossimi anni per ritrovarsi che questa forbice è cresciuta ancora più in maniera drammatica, perché questo vorrà dire risposte sempre inferiori, comunità sempre più disunite, sempre più conflittuali. Non è soltanto l'amore per gli animali, è l'amore per la comunità investire in questa direzione. L'altra risposta è anche un'attenzione alla pianificazione di queste strutture. La differenza sostanziale tra i canili sanitari e i canili rifugi è nota a tutti. Anche le strutture, quelle a 360 gradi, gli ospedali veterinari che in alcune realtà esistono, organizzate dei servizi veterinari, per la crescita di sensibilità della popolazione sono fondamentali, con proporzioni diverse ma con una maggiore corretta distribuzione nel territorio, nel paese. Ci sono realtà dove c'è la possibilità di avere risposte e realtà dove tu non hai numeri da chiamare. Noi riceviamo telefonate ma non c'è, cioè tranne il volontario che poi ovviamente, come sapete, fa quello che sa e lo fa come può e spesso rischia di sbagliare, non c'è risposta. Questa cosa è una cosa che va recuperata prima e abbinata a quella subito precedente. L'altra ultima slide. Ovviamente anche qui va rivista la città. Non possiamo pensare che noi viaggiamo oggi intorno a forse tra i 15 almeno 20 milioni di cani in Italia e il numero dei posti dove quotidianamente 2-3 volte al giorno i cittadini con i loro cani si muovono sono assolutamente gli slalom tra le macchine e i marciapiedi, cioè non funziona, non c'è troppi, anima troppi conflitti. Su quello va fatto un ragionamento articolato, diverso da città a città, ma va affrontata questa esigenza che è quotidiana, così come anche una partecipazione delle associazioni. Noi crediamo che le associazioni possano fare un servizio di intesa, in collaborazione, aggiuntivo, lo fanno in alcune realtà in maniera positiva e vorremmo contribuire fornendo persone formate che siano a servizio non solo delle forze di polizia quando fanno vigilanza volontaria, ma soprattutto in un'azione di monitoraggio anche con i servizi veterinari e con le amministrazioni comunali, con le polizie locali, cioè aiutare, accompagnare questo percorso di partecipazione per far crescere la piena e migliore convivenza negli animali in città. Con questa slide abbiamo chiuso, credo sia l'ultima se non ricordo male, giusto? Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Adesso però, come è nostra tradizione, vorremmo dare un riconoscimento alle amministrazioni non solo che hanno fornito risposte ma che hanno ottenuto una buona
dimostrano che è possibile fare bene e quindi ci ricordano a tutti che non è una sfida impossibile, è una sfida alla portata di tutti. È vero che negli ultimi anni, e qui lo dico, è un orgoglio per chi è chiamato, ma ritorna questo riconoscimento, abbiamo il piacere di ridarlo spesso alle stesse amministrazioni comunali, alle stesse aziende sanitarie, per due elementi. Uno, perché certamente in quelle amministrazioni c'è del personale che ci dedica tempo, impegno, attenzione, lavora bene, l'indirizzo politico e l'amministrazione lavorano bene. L'altro, mi permetto di dirlo, è un orgoglio delle persone che in carne e ossa poi dedicano il tempo a trasferire le informazioni a Legambiente per renderle pubbliche, perché noi oggi siamo usciti sulla stampa nazionale con queste informazioni complessive e quindi comunichiamo a tutti i cittadini ciò che viene fatto in Italia. Ci dedica particolare attenzione, abbiamo visto che una parte del merito, della performance positiva che emerge nelle informazioni ricevute sta proprio a quella persona in carne e ossa che la compila, che ci dedica più tempo e così. Quindi non è solo una migliore azione positiva, che certamente c'è, ma è accompagnata dalla serietà, dall'attenzione, da quel di più di cura che ci mette la persona che compila, che fa emergere meglio il lavoro della sua amministrazione di cui è parte. Quindi questo lo dico perché le amministrazioni qui sono rappresentate come amministrazioni, ma che potranno ringraziare i loro dipendenti che con dedizione e con attenzione ci impiegano tempo a questa informazione, perché poi fa emergere il positivo che li riguarda. Se adesso Eleonora, se ti avvicini così chiamiamo, recuperiamo il premio che avevamo previsto già nel 2021 e che non abbiamo potuto dare perché nel 2021 non abbiamo potuto fare l'iniziativa pubblica, partendo dal 2022 e partiamo dalle aziende sanitarie, quindi credo che ci sia i rappresentanti dell'ATS della montagna che sono presenti e che mi trovi anche quello del 2021? Invito a ricevere il riconoscimento per il loro lavoro, non è un nostro prego. E come vedete, cioè, dov'era questa? Come vedete, come vi accennavo poco fa, è un premio che si replica rispetto a ciò che era già emerso nel 2021 con i dati del 2020. Quindi doppio merito, l'azienda sicuramente fa un buon lavoro rispetto alle informazioni ricevute, il personale che compila il questionario merita di essere ringraziato dal direttore generale dell'azienda perché lo fa con attenzione e cura. Se vuole... no, ma perché non fa una foto pure? Perché no? No, come no? Così ne tenete una a testa. Chi di voi, cioè, chi vi può fare... Eccola, poi ve la facciamo avere. Vai, attenti, guardate il fotografo. Grazie, prego. Oh, al termine della presentazione vorremmo illustrarvi tre esperienze molto positive che hanno visto protagonista l'ENCI che ci ospita e che meritano particolare attenzione. L'azienda sanitaria di Vercelli, che credo sia anche qui presente oggi, e come vedete anche nel loro caso è una conferma di quanto già nell'anno precedente, nel 2020, era emerso dall'analisi dei dati. A voi. Quale? Allora, le aziende sanitarie sono finite? Qui presenti? No, ATS Brescia. Allora, l'ATS di Brescia, che credo sia presente pure. Chiudi. E anche qui le conferme. E queste, aspetti che se no non si vedono, vicini, vicini. Questo è un anno particolare perché col fatto che le consegniamo insieme addirittura proprio è plasticamente visibile.
Toscana Centro, sì, se non ricordo male. Poi l'azienda sanitaria L'Ausl Toscana Centro. Aspetta che ti tocca fare pure a te la foto col doppione. Occhio. E poi invece l'azienda sanitaria di Bologna, che aveva ottenuto un buon punteggio l'anno scorso, quest'anno leggermente meno, quindi non è arrivata dai premiati, però c'è stato esatto. Però siamo sempre lì tra chi funziona bene. Il fotografo che chiede di no, lei lo sguardo verso, perché se... Grazie a voi. Dopodiché abbiamo le amministrazioni comunali. Partiamo da Prato, che credo ci sia l'assessore del comune di Prato, giusto? Esatto. Sì. E anche il comune di Prato, che quest'anno è arrivato primo tra le amministrazioni comunali, lo possiamo dire, aveva ricevuto anche il riconoscimento lo scorso anno, quindi anche Prato viaggia a conferma del lavoro dell'amministrazione comunale. Grazie a lei, assessore. Modena. L'amministrazione comunale di Modena, che è anche qui presente. Purtroppo c'è stato il disagio dello sciopero dei treni e quindi una parte delle amministrazioni ci ha chiamato che non riusciva a venire. Avete fatto il bottino, ma anche gli anni precedenti Modena si è sempre distinta. E poi in ultimo, ma proprio perché è padrona di casa, l'amministrazione comunale di Milano, che aveva ottenuto un buon risultato l'anno scorso e solo per una defaianza quest'anno non è riuscita a manifestare lo stesso buon risultato, ma sicuramente recupera. Grazie ancora. Allora, se sia Dino Muto, presidente dell'ENCI, che Serena Donnini si avvicinano, perché ci sta molto a cuore un lavoro particolarmente prezioso che l'ENCI sta portando avanti con l'ausilio dei nostri amici a quattro zampe. È una ulteriore crescita, un'ulteriore dimostrazione di quanto positiva sia questa relazione. Io vi dicevo, scalda i cuori prima questa relazione in tutte le famiglie italiane, ma scalda i cuori e fa una miriade di servizi alla nostra comunità che sono inimmaginabili. E sono molto contento non solo della collaborazione pluridecennale che raccontava prima Dino, ma della voglia di lavorare, di mettersi in gioco che l'ENCI sta costruendo in questi anni, producendo ulteriori esempi del positivo di questa relazione. E quindi lascio subito a voi la parola. Ringrazio Nino, ma lo ringrazio in modo particolare perché, come ha detto, lui è stato un po' lo stimolo per ENCI, per quel percorso nuovo, no, che abbiamo affrontato in questi anni. Le tante sinergie sulle tematiche che ha illustrato e le tante sinergie che abbiamo messo in questi anni oggi sono consolidate su progetti importanti, su progetti life, su azioni veramente di grande interesse comune. E in questo periodo sono nate delle collaborazioni dove praticamente noi abbiamo potuto in qualche modo testare i nostri cani su quella che è la funzione del cane, su quella che praticamente ci teniamo in modo particolare, e poi la selezione del cane di razza. Da questi sono nati dei progetti in collaborazione con Legambiente, sono nati dei progetti in collaborazione con le istituzioni, cito ISPRA perché chiaramente rappresenta il Ministero dell'Ambiente. Insieme abbiamo dato questa possibilità
ma soprattutto abbiamo fatto dei progetti pilota che io ritengo importantissimi. E Serena, che è un po' capofila per ENCI per quanto riguarda queste iniziative, questi progetti, ci illustrerà brevemente quelli che sono stati i risultati più importanti di questi progetti. Prego. Grazie, ma andiamo. Ah sì. Un'azienda sanitaria che è riuscita ad arrivare adesso, la Umbria 1, giusto? È qui presente, mi hanno detto? Oh, ha bisogno dell'aiuto, aiuta. Quindi gli ultimi saranno i primi e hanno il piacere di avere il premio dal presidente dell'ENCI. Mi dispiace che si è fatta male. E di che? Se riesce a girarsi si fa anche una foto. Vuole aiuto? Come vedete, quando c'è passione si arriva in tutte le condizioni. Allora ci fanno lo scherzetto. Grazie. Prego, vi tocca anche un altro premio, il comune di San Giovanni Persiceto, che è arrivato adesso. Scusate questo fuori programma, ma mi hanno detto che dov'è l'amministrazione comunale? Eccolo lì. Ed ecco il riconoscimento. Salve. Brava, allora la dovevano ringraziare. E allora adesso invece le cose emozionanti, vai. Grazie, abbiamo deciso di scegliere tre progetti, perché ce ne sono veramente tanti, divisi in due filoni. Uno, quello riguardante l'uso del cane nel settore della conservazione della fauna e della conservazione ambientale, e gli altri due riguardanti proprio il settore del sociale, degli interventi assistiti con gli animali e proprio di quanto il cane possa essere un contributo attivo e forte e emozionale a vantaggio e a beneficio delle persone. Chiedo a Bruno se può mandare il video. Allora, in questo video illustriamo il progetto dello sviluppo di un protocollo sperimentale per l'addestramento di cani per l'individuazione, la discriminazione e la segnalazione della xylella fastidiosa sulle piante di olivo. Abbiamo sviluppato questo progetto assieme a partner importanti, il Centro Nazionale di Ricerca, Coldiretti, Sezione Unaprol, per tanti motivi. Perché il problema è sensibile e deve essere sensibile non solamente dove è particolarmente attenzionato, ovvero in Puglia, perché comunque ha colpito un patrimonio nazionale, non solo agricolo, ed anche perché comunque questi tipi di settori, che sono settori innovativi, che fanno comunque riferimento a quello che tutt'oggi resta lo strumento più sofisticato esistente al mondo, cioè il naso del cane, diventano per noi un campo di ricerca importante. Abbiamo preso spunto da altri lavori che sono stati fatti all'estero, dove i cani hanno dimostrato la capacità di poter rilevare comunque i batteri, e di conseguenza abbiamo pensato di portare questo progetto sperimentale in una realtà italiana particolarmente delicata, come appunto quello della xylella sulle piante di olivo in Puglia. Lavoriamo dall'anno scorso, nel video avete visto dei cani che lavorano su delle file di piante. Abbiamo fatto un lavoro importante con l'istituto di ricerca, che ci fornisce chiaramente i campioni di piante, sia quelli positivi che quelli negativi. Abbiamo lavorato prima su piastre di coltura del batterio, perché questo è un batterio che il CNR riesce a coltivare sulle piastre, per vedere se i cani avevano capacità di identificazione e discriminazione. I risultati sono stati positivi, nel senso che i cani hanno dimostrato il 100% di affidabilità, ma
una volta addestrati sulle piastre non riuscivano a combinare l'immagine odorosa sulla pianta, probabilmente perché la componente della piastra dava un'immagine totalmente diversa nonostante la presenza del batterio. Allora da diversi mesi ormai stiamo lavorando sulle piante direttamente. Siamo rientrati di recente, insomma da una settimana, dagli ultimi test fatti a Gagliano del Capo e i cani hanno dato una sensibilità del 75%. Quindi al momento i cani che abbiamo in addestramento riescono comunque a identificare e discriminare le piante infette ad uno stadio in cui visivamente non si nota niente. Cioè le piante su cui stiamo lavorando, come avete visto nel video, sono apparentemente sane. Okay? Quindi non è possibile all'occhio umano capire se quella pianta è infetta o meno. Quindi i cani ci stanno dando delle... Esatto. A noi interessa questo progetto perché interessa sperimentarlo nei punti d'ingresso, nei vivai, nelle piante, in tutte le zone cuscinetto dove ancora questo problema per fortuna non c'è. Questo fa parte di tutto il settore di Anci for Conservation, quindi dell'utilizzo di cani per la salvaguardia ambientale. Non usiamo cani qualsiasi. Fare questo tipo di lavoro, che non è naturale, nel senso nessun cane nasce per cercare batteri, quindi ha bisogno di avere una forte motivazione interiore per fare questo, ed è il motivo per cui abbiamo bisogno di razze che siano selezionate per avere queste motivazioni interne. Quindi la selezione del cane di razza per noi è importantissima. Usiamo molte razze da caccia, per esempio cani da cerca, Labrador, Springer, Cocker da lavoro, perché sono cani che amano cercare, cercare tutto il giorno per la loro ricompensa, cercare è la ricompensa, quindi queste cose si costruiscono solo in parte nell'addestramento. Abbiamo bisogno di una selezione zootecnica forte che ci dia la possibilità di avere degli ausiliari facili da addestrare perché hanno il piacere del lavoro. Gli altri due progetti invece che fanno parte del settore sociale sono relativi allo sviluppo di tutta un'attività assieme ai dipartimenti per l'amministrazione penitenziaria, che si sviluppa dal 2016 ormai, e un progetto di particolare rilevanza. Non abbiamo potuto portare il cane Viola oggi qua perché non siamo riusciti ad organizzare le autorizzazioni. È stato fatto un progetto residenziale al carcere di Pistoia in cui gli addestratori ENCI hanno formato un gruppo di detenuti e il personale sanitario e il personale della polizia penitenziaria su quelle che sono le buone abitudini per la gestione ed educazione del cane. Questo ha portato dopo 6 mesi all'adozione di un cane residenziale. Il cane è stato adottato dal canile e adesso vive stabilmente nella struttura. Devo dire oggettivamente che avevamo comprato anche un bellissimo box perché potesse avere la sua zona di comfort, al suo letto in infermeria, quindi insomma il box è rimasto lì, non è stato mai usato. Non ho le immagini, era bello vedere il cane dentro. A volte si fa fatica a percepire quello che può essere il valore in certe realtà se non si vivono. Io vi racconto solo un piccolo aneddoto, perché in una delle lezioni stavo spiegando ai detenuti come si inserisce il comando verbale su un comportamento e ho chiesto a un detenuto: dimmi la prima parola che ti viene in mente così ti faccio vedere come la posso insegnare al cane, e mi ha risposto casa. A me lì per lì sono rimasta un po' così, perché a me non verrebbe mai in mente una parola del genere, però è chiaro che quello è un argomento sensibile. Casa, e a casa spesso hanno i loro cani che non vedono più, che magari moriranno senza che loro li possano rivedere. Quindi questo cane rappresenta un collegamento forte con un'affettività che comunque si è interrotta. Un altro progetto tuttora in corso, di cui non vi possiamo mostrare immagini perché dovremo poi preparare una comunicazione più efficace e concordata con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, è un progetto di ricerca. Ed è importante questa parola ricerca, perché noi selezioniamo cani di razza da centinaia di anni
per un motivo, perché questi cani hanno delle risposte comportamentali, una attitudine a svolgere dei compiti accanto all'uomo che è stabile, prevedibile per noi, affidabile per noi. Non so se vi siete mai chiesti perché il Labrador e il Golden sono fra le razze più usate per l'assistenza dei disabili motori, perché hanno il piacere di prendere le cose con la bocca dolce e portarle alla persona. E non è qualcosa che si insegna, si plasma sì con l'addestramento, ma è qualcosa che nasce da centinaia di anni di lavoro a fianco all'uomo per un certo tipo di lavoro. L'attività di ricerca a noi serve nell'ambito dell'attività sociale per dare una stabilità al nostro lavoro di selezione, un gancio realistico verso la conoscenza. Questo progetto doveva svolgersi, si chiama Un amico con le zampe in ospedale, si doveva svolgere all'ospedale pediatrico Bambin Gesù nell'ambito di un'ospedalizzazione giornaliera dei bambini. Non è stato possibile farlo partire perché quel presidio poi è stato utilizzato come presidio Covid, e da qualche settimana è partito un progetto di utilizzo, di incontri, di interventi assistiti con gli animali, con l'equipe di interventi assistiti con gli animali. Abbiamo un paio di Chihuahua, un Cavalier King, una Border Collie, una Golden Retriever, all'hospice di cure palliative pediatriche di Passo Scuro, dove sinceramente è difficile dire se il beneficio sia più per il paziente che lo riceve, per la famiglia che è lì accanto o per il personale sanitario che è provato da esperienze mediche di vita importanti. Quello che possiamo vedere noi è che un cane, che è il nostro lavoro, cioè selezionare dei soggetti che siano, abbiano un temperamento stabile, un comportamento prevedibile, abbiano il piacere del contatto nel darlo e nel riceverlo, e siano quindi per noi cani che possiamo portare con noi in dei lavori delicatissimi, dove nulla deve e può essere improvvisato. Grazie. Grazie a Dino, grazie a Serena, perché nel chiudere questa presentazione di, diciamo, i ruoli, le funzioni che l'amministrazione pubblica, dimostrano che un soggetto comunque privato che svolge una funzione pubblica può, nel svolgere questa funzione, riuscire a arricchirlo di tante di quelle competenze ed esperienze che, come dire, meritano un plauso. Quindi oggettivamente c'è molto più di ciò che è già noto in quello che fa l'ENCI e che merita di avere spazio, perché dimostra che nelle nostre nuove funzioni il cane non solo ci arricchisce, ma davvero ci regala tantissimi servizi. Grazie ancora.